vita, morte e miracoli. Vieni qua, adesso. Monnezza, ritornatene a casa. Monnezza, ritornatene a casa. Monnezza, ritornatene a casa. Siamo Cassonetti manifestanti. Siamo Cassonetti dell'AMA. AMA, Associazione Monnezza Ammucchiata. Stiamo manifestando per il riconoscimento dei nostri diritti. Siamo stufi di essere osati. Preferiamo essere rifiutati. Meno Monnezza per tutti. La Monnezza è peggio del pesce, puzza da subito. Sitte pio te differenzio. I Cassonetti vanno usati bene. Io mangio solo rifiuti organici. Io sono l'indifferenziata, nel senso che mangio tutto, Cassone, Cassonetti, uomini e donne. Chi l'ha visto? Grande Fratello Vito. Stiamo in televisione. Hai ragione. Io sono plastica e metallo e sto sempre pieno. E certo, i camion non passano mai. Magari fossero solo i camion. E che mi hanno fatto delle aperture così piccole che dentro le mani dei rom non c'entrano. Sono anni che siamo qui al quadraretto. Ormai conosciamo tutti. Dice bene mio padre, dimmi cosa butti e ti dirò chi sei. E chi è tuo padre? Gigino Malagrotta. Credo che l'inquilina dell'ultimo piano si sia lasciata col fidanzato. Ma davvero? E che te lo fa credere? È una settimana che butta solo bucce di banana. Scusa, e perché non uso le zucchine? È perché quelle se le mangiano. Ah, hai ragione. Lo sapete, a noi quello che ci manca è il riciclaggio. Con tutti i politici che ci abbiamo. Scusate, ho sbagliato, volevo dire riciclo. Ma voi lo sapete? Lo sapete che in Germania fanno l'energia con gli escrementi umani? È perché in Italia non siamo pieni di merchella. Bene. Credo che l'inquilino dell'ultimo piano sia un serial killer gay. Perché? Cosa ha buttato? Cioè, un cazzo. Cioè, non ha buttato niente. No, ha buttato proprio un cazzo. Ah, ho capito, mamma mia. Lo sapete, la portiera presto avrà un bambino. Ma davvero? L'hai vista con la pancia grossa? No, ho visto il marito che lanciava un preservativo bucato. Oh, mamma mia, guarda, sì. La gente è veramente diventata ignorante e indifferente. Sì, vorrei dire indifferenziata. Sapete il generale, quello che sta lì all'attico? Il generale, sì. Ma non ha aperto un'apertura e ci ha sputato dentro. Che ignorante. Attaccata allo sputo c'era la dentiera. Che schifo. Certo, l'indifferenziata siete mica io. Guarda questo. Sono stufo. Intanto tu sei l'unico che ci mangia su questa cosa. No, te sbagli sempre. Perché? Ci stanno i politici. Quelli il nostro è un lavoro sporco. Sì. Hai ragione, parole sante, rivogliamo la nostra dignità. Sì, andiamo a manifestare davanti a Montecitorio, là ci dovranno ascoltare. E se non ci ascoltano, gli faremo assaggiare la nostra puzza. Sono anni che non ci lavano più. Monnezza, ritornatene a casa. Monnezza, ritornatene a casa. È tornata a casa, come indifferenziata. Sì. Plastica e metallo e rifiuti organici. Cioè, quindi voi, a seconda di quello che uno butta via, getta nella spazzatura, sapete di chi si tratta, il lavoro che fa, che cosa fa, perfetto, quante persone ha carico in famiglia. Sappiamo i fatti di ecco, insomma, esatto. Sì, sì. Bene. Poi prossimamente, sì, in una che sorpresa, succede? Addirittura andremo anche a Montecitorio. Andiamo in tournée. Andate sempre con i Cassonetti. Via, boh. Sì, Paola, e ti do un'anteprima. Li scopriremo proprio i sacchetti dei politici. Ah, chissà che ci troviamo. Di più, guarda. Sapessi, lascia perdere. Ognuno deve fare però a modo suo.